partono dal presupposto che sembra Padre Pio, guarda. Sono Gandalf, sembra. Ok. Comunque questo non c'entra assolutamente niente, ma comunque volevamo dirvi che siamo arrivati qua allo stadio del Fano, all'Alma Juventus Fano, com'era? Alma, lo stadio Mancini. Lo stadio Mancini, dove siamo stati noi l'anno scorso per vedere Fano, dove ancora non esistevano i Marchesi Rossoblu, però comunque ci siamo stati. Era finita 4-1 con tripletta di Balistreri. Incredibile, speriamo che possa ritornare un miracolo anche in questa partita. Speriamo. Anche se comunque sarà molto molto importante. È un derby, come tutti sappiamo, i derby sono sempre tutti importanti. Sì. E speriamo di affrontarlo con la giusta mentalità. Esatto. Perché tecnicamente comunque siamo... È sempre un derby, non c'è classifica. Esattamente. Che dici di più? Io niente, sono molto fiducioso. E che frasi romantica. Speriamo che sia una bella partita, dai. Soprattutto sotto profilo calcistico, sportivo, sotto tutto, dai. Va bene? Sei molto riassuntivo. Vabbè, oggi sono molto sintetico. Ragazzi, ci vediamo a fine primo tempo per eventuali prossimo commenti. Al prossimo step, bravo, la famosa frase fatidica. Al prossimo step, che porta bene. Forza qui. Vantaggio per 1-0. Velocissimo, perché sta iniziando la partita, come vedete. Ma comunque è finito da quarto d'ora il primo tempo. Cuba in vantaggio per adesso per 1-0 grazie al gol di Casiraghi all'ultimo istante, con una bella azione capitanata da Ferretti, giusto, perché non l'ho visto il video. Ha arpionato la palla sul limite dell'area, si è rigirato e l'ha passata nel limite dell'area di rigore. Casiraghi di piattone l'ha buttato dentro. Sì, è arrivato. Speriamo bene di vedere un bel secondo tempo. È comunque stato importante aver segnato subito alla fine. È stato importante aver segnato subito alla fine del primo tempo, perché comunque la partita finora era equilibrata, ma metterla sui nostri binari alla fine del primo tempo è stato molto importante. Assolutamente sì. Scusate, adesso intanto aspettiamo Efsta per iniziare il secondo tempo. Ragazzi, ci vediamo, cominciamo sempre al prossimo step, però finale. E forza Gubbio. Forza Gubbio. Forza Gubbio! Dentro. Forza il va bene, va bene, bravo, girala. Dai, fallo un pezzo. Con un gol magistrale di Ferretti, un gol meraviglioso, pallonetto dai 20 metri, gol fantastico, 2-0 Gubbio. Ma che gol di Ferretti, mamma mia che gol, mamma mia che gol, cucchiaio da 20 metri, pazzesco. Abbiamo quello che ci tolgono, abbiamo quello che ci tolgono. Forza Gubbio!
finisce quindi la partita. Gubbio batte Fano in casa 2-0. Gol nel secondo tempo di Ferretti e il primo di Casiraghi. Bellissima vittoria, bellissima. No, bellissimo gol di Ferretti. Hai cambiato le parole, cambiato stavolta. Sì, stavolta. Bellissima vittoria, bellissima vittoria. Comunque la partita si è conclusa, come avete potuto vedere, il risultato di 2-0. Vittoria importantissima in un campo per nulla facile. No, però comunque era una partita molto importante da vincere in un campo per nulla semplice, l'abbiamo visto. Nel secondo tempo ci hanno messo molto in difficoltà, soprattutto nella prima parte. I primi 20 minuti non sono proprio scesi. Nel secondo tempo non sono proprio. Dopo, quando abbiamo preso le distanze, stranamente, da quando ci hanno annullato un gol regolare, abbiamo preso coraggio. Tra l'altro annullare un gol in maniera scandalosa. Non ho mai visto annullare un gol su respinta, mai visto. Vabbè, però comunque, tralasciando questo, il Gubbio è stato più forte degli errori ed è riuscito a fare un secondo gol. Purtroppo non sono riuscito a riprenderlo, ma gol monumentale di Ferretti. Bellissimo. Gol bellissimo, cucchiaio da 20 metri. Per chi non l'avesse visto. L'ho raccontato. No, lo so, però immaginate 20 metri più avanti il gol di Mascara col Catania contro il Palermo. Siamo lì. Molto molto bello. Importantissimo vincere qua. Adesso prendiamo 3 punti, rimaniamo nelle zone alte. E alla prossima sarà comunque fuori casa. Contro il Mantova. Mi sembra che oggi ha perso col Forlino, sto sicuro. Comunque ogni partita è una storia a sé. L'importante era vincere, perché fuori casa continuiamo a mantenere un trend positivo. Una sconfitta sola nelle ultime 20 trasferte che avremmo fatto, considerando anche la Serie D. Quindi ottimo risultato, ottimo risultato. Forza, che altro devi dire? Io niente, sono contentissimo. Comunque sia, il derby fa sempre piacere vincerlo. Abbiamo giocato benissimo. Al primo tempo partita abbastanza equilibrata. Abbiamo giocato primo tempo equilibrato, metà del secondo meglio loro. L'abbiamo preso campo. Quindi ricordiamo il gol monumentale di Ferretti, perché e nel primo tempo il gol di Casiraghi. Credo che abbia fatto il gol della domenica Ferretti quest'oggi, credo. Vediamo un po' quell'altro in stadio. Ci salutano tutti, ci salutano anche da dietro. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima. Sempre forza lui. Sempre. Ciao ragazzi.